Amici, non solo calcio, continuiamo la nostra storia nella Sammettese Calcio. Oggi siamo qui al Barra Storia, scusate il gioco di parole, con Pasqualino Minuti. Pasqualino Minuti, un po' la bandiera del calcio rosso-blu, 89, 90, 91, 92, nei primi anni 90, bandiera. E allora iniziamo con l'esordio di Pasqualino Minuti, un Samba Pescara, ultima giornata insieme a Sandro Parroni, allenatore Nero Sonetti. Una emozione fantastica. Sì, sicuramente. L'esordio col Pescara, mi ricordo che entravamo io e Parroni, Sandro, ci allenavamo con la prima squadra, quindi io devo fare un aneddoto prima. A 16 anni esordì in primavera a Osimo e feci gol della vittoria. Poi c'è il Minuti bis, l'anno del, diciamo, la Samba che risorge con tutte quelle problematiche societarie che sono state, la promozione dalla C2 alla C1 e l'altro nel 90, e poi quel grande ricordo, il gol del 2-0 contro il Siena, che sancì insomma la vittoria della Samba della Coppa Italia. Sì, poi feci un'esperienza legata in Serie B e devo dire che avevo anche richieste di Serie B, però il mio amico Mario Palanga mi telefonò perché collaborava con la Sammettese e mi fece conoscere Venturato e mi parlò di un programma, infatti fece un contratto di 4 anni, io dalla Serie B, anche se eravamo retrocessi, però venni a San Benedetto volentieri, perché Licata è stata bella, magnifica, però troppo lontana, ci voleva una giornata per arrivare, capito? Quindi accettai volentieri, feci un contratto di 4 anni e indovinai, perché vincemmo subito il campionato di C2 con Rumignani allenatore, che qui ci sono anche aneddoti da raccontare, dove io penso che averne fatti parecchi di ritiri, ma belli come sono stati gli anni con Rumignani, perché io Rumignani lo conobbi pure a Lucca, no? Perché io ero giovanissimo, poi andai in prestito alla Lucchese dopo le prime apparizioni in Serie B con la Sammettese. E il Minuti Terra in Serie D, per cercare di risollevare una Samba che purtroppo non riuscì a centrare gli obiettivi prefissati. Purtroppo quella è una pagina un po' brutta, perché la Sammettese non può stare 7 anni nei dilettanti, perché è assurda una cosa del genere. Anche quell'anno avevo molte richieste, però il cuore mi diceva sempre di tornare a San Benedetto.